Quindi partiamo con la personalità NTJ. Allora, l'estroversione, abbiamo detto tante di quelle volte, che porta a focalizzarci sull'esterno. L'intuizione porta a focalizzarsi sulle possibilità. Sui collegamenti, sulle implicazioni, sulle valutazioni critiche, e questo è fondamentale rendersene conto, perché il pensiero porta proprio alla valutazione critica. E poi abbiamo invece l'altra variabile, che è il giudizio, che le tipologie giudizio hanno questa esigenza di giudicare molto rapidamente, perché non tollerano di non riuscire a giudicare. Il giudizio, diciamo, il pensiero porta a valutazione critica analitica, il giudizio a definire, a completare velocemente le cose, quindi a prendere giudizio. E poi sappiamo che l'intuizione collegata al pensiero predispone alla concettualizzazione, quindi alle persone un po' intellettuali, se vogliamo. Pensiero e intuizione fanno le persone intellettuali, che concettualizzano, insomma. Quindi, partendo da questi presupposti, possiamo, un saluto a Roxy, possiamo definire la personalità. Quindi, i tipi NTJ sono persone che potremmo definire molto simili ai tipi 3, diciamo, dell'Enneagramma. Non so chi ha fatto il corso dell'Enneagramma, si è ricordato il tipo 3 dell'Enneagramma, che era un po' il manager, perché i tipi NTJ hanno la leadership nel sangue, sono condottieri, hanno la leadership nel sangue. La loro estroversione, diciamo, che li predispone, se vogliamo, a coinvolgere gli altri nei loro progetti, l'intuitività a cogliere potenziale di ogni nuova idea, il pensiero li spinge a risolvere i problemi con logica, con obiettività, e il giudizio ad avere il coraggio di agire, il coraggio di decidere e farlo nel modo migliore, nel modo più rapido. Come tutti gli intuitivi, diciamo, tendono a cogliere la visione d'insieme di un progetto, quindi perché l'intuitivo vede la visione d'insieme, magari si perde i dettagli, ma vede la visione d'insieme, quindi trascura i dettagli, però ha una visione d'insieme molto, molto precisa. Quindi sono personaggi dominanti. Se sono maschi, diciamo, tendono ad essere maschi alfa. Se sono donne, tendono ad essere femmine alfa. Non sopportano le persone indecise, cioè questi qua, gli NTJ, non sopportano proprio le persone indecise, le persone che non sono abbastanza veloci nella decisione. Spesso, entrando in un'ottica di PNL, diciamo così, entrando in un'ottica di PNL, beh, non c'è una corrispondenza ogni volta. Adesso io ho fatto un esempio dell'enneagramma, non cominciate a farvi le paranoie di trovare le corrispondenze con l'enneagramma. Qualcuno ce l'ha, qualcuno no. Sono metodi diversi, quando ci sono delle sinergie, lo dico. Ad esempio, gli NTJ tendono, ad esempio, nella PNL a essere prevalentemente visivi, tendono a essere prevalentemente visivi e, diciamo, hanno proprio questa caratteristica dell'essere visivi, perché diciamo, danno prevalenza alla vision, no? Al fatto che riescono a vedere, a essere rapidi, perché ovviamente, se vogliamo essere rapidi nelle decisioni, in realtà un po' tutti quelli judgment, giudizio, tendono un po' a essere visivi, perché c'è poco da fare. Per prendere decisioni rapide non puoi essere uditivo. L'uditivo non ha la capacità di prendere decisioni rapide. Però, come dire, sono parallelismi che si intrecciano, ma non è che possiamo fare di tutto un'erba un fascio.
Cioè, non sempre troviamo tutte le corrispondenze, se no, se ci fossero tutte le corrispondenze sarebbe un unico modello, no? Avremmo un unico modello. In realtà ci sono dei livelli di sovrapposizione, ma altri che non sono livelli di sovrapposizione. Allora, quindi questi qua tendono ad essere visivi, come tende ad essere visivo anche il numero 3 dell'enneagramma. La carriera è prioritaria rispetto agli affetti, rispetto alle relazioni sentimentali affettive, cioè hanno questa capacità. Diciamo che se vogliamo questi ENTJ, se vogliamo fare qualche collegamento con altre cose, potrebbero essere prevalentemente visivi, prevalentemente con una forte conflittualità paterna, la conflittualità paterna perché sono un po' dispotici, e anche tipo 3 dell'enneagramma, se vogliamo mettere assieme altre caratteristiche per dare qualche riferimento, diciamo, di altri modelli. Tendono a essere un po' dispotici, diciamo così, tendono a essere un po' dispotici. Tendono a essere persone che sanno quello che sanno, quello che vogliono, hanno questa caratteristica di sapere esattamente quello che vogliono. Quindi i tipi ENTJ hanno un po' queste caratteristiche, diciamo che tendono ad avere queste caratteristiche. E quindi sono personaggi, diciamo, che diciamo, sono un po' difficili da gestire, diciamo, hanno un po' difficoltà. Hanno un po' difficoltà a, diciamo, ad essere, come possiamo dire, gestibili. Tendono, ad avere, diciamo, la capacità. Tendono ad avere la capacità di pianificare molto, la carriera è prioritaria rispetto agli affetti personali, possono sembrare un po' insensibili, possono sembrare un po' arroganti, un po' prepotenti e l'estroversione li porta a essere ottimi motivatori, capaci di interagire, di iniettare agli altri entusiasmo, energia, di trasmettere sicurezza. Hanno questa capacità, no? Di interagire, di essere abili comunicatori, sono abili pianificatori, creativi, spesso innovativi. Amano tenersi aggiornati nell'ambito dei loro interessi, nell'ambito della loro professione, cercano sempre di migliorare le proprie competenze, cercano sempre di migliorare se stessi, sono portati per lo studio, chi mi scrive? Non mi scrive nessuno, chi mi deve scrivere? Tu hai il cervello baccato, non mi sta scrivendo nessuno. Allora, stavo dicendo, hanno questa caratteristica, sono abili pianificatori, creativi, innovativi, tendono a migliorare le proprie competenze, sono portati per lo studio, dicevo, tendono a essere velocissimi ad afferrare i concetti e li traducono spesso in azione. Possono apparire un po' insensibili, possono apparire un po' arroganti, possono apparire talvolta un po' prepotenti, possono apparire, come dire, ma non sto scrivendo, ma non so cosa ci avete nel cervello, se non sto scrivendo, non sto scrivendo. I telefoni sono tutti qua, non sto scrivendo niente. Allora.
hanno questa caratteristica, diciamo, di apparire un po' insensibili. Ecco, quindi questa è un po' la caratteristica, ma si vedeva, ma te il cervello che vedevi, cioè avevo il telefono e stavo pianimettendo, stavo togliendo, cioè, ma voi avete il cervello malato, secondo me, dovete farvi curare il cervello, fatevelo curare perché stavo scrivendo, non stavo scrivendo sul telefono, stavo toccando il telefono perché avevo la funzione. Questa funzione qua, che è la funzione dello sport, diciamo, che mi conta le calorie, mi conta le cose, e avevo dimenticato di metterla e la stavo togliendo. Voi avete il cervello che ha i vermi come, diciamo, le lumache, come avete le lumache nel cervello, avete le lumache nel cervello, avete i vermi nel cervello bacato, come avete i vermi nel cervello. E quindi adesso devo anche sistemare che mi hai fatto toccare il telefono. Questo rompete anche i coglioni. Vabbè, comunque. Allora, quindi, queste sono un po' le caratteristiche di questa tipologia di persone. Allora, tendono a considerare i risultati fondamentali più importanti delle persone, insomma, quindi danno molta importanza allo status sociale, danno molta importanza alle, diciamo, alle caratteristiche, allo status fondamentalmente. È facile trovare questi tipi di persone come manager, dirigenti, capi uffici. Poi nelle varie professioni ce ne sono tanti: architetti, ingegneri, amministratori di impresa, manager. Il loro punto debole è che devono avere un po' il controllo sull'ambiente, quindi devono un po' avere tutto sotto controllo. Sul tema anche Betty Cottage, e hanno un'ambizione molto alta che può sfociare, diciamo, in competitività. E gli riesce molto difficile, tra virgolette, trovare spesso un equilibrio tra la vita privata e la vita professionale, perché puntano molto sulla vita professionale. Il loro punto di forza è dato da un grande entusiasmo che hanno, non si lasciano intimidire dagli ostacoli, si fanno motivare dalle sfide, vanno alla ricerca della competenza e hanno questa caratteristica, insomma. Riescono a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati e a volte li superano, e queste sono un po' le caratteristiche. Sono molto ambiziosi e puntano molto anche sullo sviluppo personale, però, quindi mettono, ecco, la parte più deficitaria è quella affettiva, hanno difficoltà a coinvolgersi sugli affetti, vivono molto la competizione. E più che altro le sfide, anche competizione con se stessi. E quindi sono i manager, sono i capi, sono i leader, sono i capitani d'industria, sono insomma personaggi che puntano sulla realizzazione personale, anche sulla realizzazione interiore, perché potrebbero essere anche, diciamo, avere successo anche nelle cose spirituali, potrebbero essere, che ne so, dei leader religiosi, dei leader politici, dei leader carismatici, dei leader fondamentalmente in qualunque ambito, non soltanto, diciamo, da un punto di vista, diciamo,
della professione, no? Hanno un po' questa caratteristica, questa tendenza a essere leader. Quindi gli ENJ hanno, ENTJ hanno proprio la caratteristica, intanto saluto anche Stefano Gatto, hanno proprio la caratteristica di essere dei leader nati. Quindi riassumendo questa tipologia, gli ENTJ, ripeto, come caratteristiche possiamo prendendo da altre cose, un po' di conflittualità paterna perché tendono a essere penalizzanti, un po' arroganti, visivi. E manager, il numero 3 dell'Enneagramma, quindi prendendo da altre parti. Quindi, ricapitolando, la loro estroversione li predispone a coinvolgere gli altri, l'intuitività a cogliere il potenziale di ogni nuova idea, il pensiero li porta a risolvere i problemi con logica, con obiettività, il giudizio a prendere azioni, a decidere rapidamente. Quindi hanno queste caratteristiche, tendono ad essere dei manager, tendono ad essere dei leader, talvolta agiscono in modo un po' dispotico, un po' arrogante, possono sembrare molto freddi, però possono essere, grazie proprio all'estroversione, ottimi motivatori, capaci di entrare entusiasmo negli altri. Sono anche abili pianificatori, sanno pianificare, sono abili schedulatori, sono creativi, sono innovativi. Cercano di migliorare sempre le loro competenze. La difficoltà, il punto debole è quello degli affetti. Affettivamente tendono ad essere un po' freddi perché vedono gli affetti come una perdita di tempo, diciamo così. L'amore, l'innamoramento, il creare una famiglia, sono delle distrazioni, diciamo, dal loro obiettivo, che è un obiettivo di sviluppo personale, fondamentalmente. Hanno necessità di svilupparsi, hanno necessità di migliorarsi sia dentro che fuori, insomma, quindi tendono a considerare i risultati più importanti delle persone, sia che si tratti degli altri, sia che si tratti di loro stessi. Danno molta importanza a raggiungere i risultati e anche i loro hobby spesso sono collegati alla loro carriera, sono collegati alle cose che gli piacciono, insomma, al raggiungimento dei loro obiettivi. Quindi hanno un po' questa caratteristica. E, ripeto, poi troviamo l'altra tipologia che è l'INTJ. L'INTJ è invece quello che ha le stesse caratteristiche, soltanto che anziché essere estroverso, è introverso. E quindi l'INTJ si focalizzano sul loro mondo interiore, l'intuizione li focalizza sulle possibilità, il pensiero li predispone alla concettualizzazione e l'abbinamento tra intuizione e pensiero, li rende intellettuali, li rende persone con grandi capacità. Questi sono più creativi, diciamo così, rispetto agli altri, hanno un'introspezione per cui sono persone, possiamo dire, audaci ma curiose intellettivamente, diciamo. Sono, possiamo dire, i tipi più intellettuali e creativi perché sono proiettati più all'interno. Diciamo, sono innovatori, hanno una buona capacità di, diciamo, portare a termine dei progetti, però più in solitaria. Sono meno leader perché gli manca l'estroversione, gli manca la capacità di motivare gli altri, gli manca la capacità, ma per contro sanno motivare molto loro stessi, sono iperdeterminati quando raggiungono, diciamo, quando si focalizzano su una cosa, vanno avanti. Gli manca, diciamo, rispetto agli altri, hanno una focalizzazione maggiore, quindi questi diventano spesso leader inconsapevoli, no? Per dire leader, ma come possiamo dire, che ne so, uno scrittore che scrive un libro di successo, un fisico che, perché hanno anche un'intelligenza sviluppata, che fa una, che ne so, una teoria della fisica, cioè riescono ad essere leader singoli, no? Come dire, no, non riescono tanto a coordinare gli altri. Quindi hanno un po' questa caratteristica. Poi
possono avere difficoltà, diciamo, comunicative, perché loro hanno un linguaggio che spesso hanno difficoltà però a comunicare con gli altri in modo da rendere comprensibile diciamo, da rendere comprensibile come possiamo dire, il loro linguaggio. Tendono ad essere un po' isolati, diciamo, amano la privacy e apparentemente, anzi, e sono freddi, possono sembrare freddi, austeri, perché sono un po' concentrati su se stessi. Possiamo definirli intellettuali, snob, elitari, preferiscono lavorare da soli, sono razionali. Anche qua, diciamo, le emozioni, l'amore, queste cose qua, sono viste come una rottura di coglioni fondamentalmente, le famiglie, le cose, gli INTJ e gli ENTJ, diciamo, dal punto di vista familiare, non sono molto predisposti, cioè nel senso che magari possono mettere su famiglia, eccetera, però magari anche se hanno una famiglia, cioè la vedono come una rottura di cazzo fondamentalmente, come qualcosa che li toglie tempo, li toglie energie ai loro progetti fondamentalmente. Quindi gli STJ, scusate, gli ENTJ hanno progetti esteriori, per cui più da leader, mentre gli INTJ hanno progetti più interiori, nel senso di, diciamo, di realizzare degli obiettivi, che ne so, può essere un matematico che si dedica a una teoria matematica, un fisico che si dedica a una teoria della fisica, un architetto che si mette lì a progettare, diciamo, un pittore che si mette a dipingere, non lo so, però prediligono comunque, ma non tanto il lavoro, prediligono le loro passioni, il loro interesse, diciamo, razionale fondamentalmente all'affettività. Hanno un po' questa caratteristica. Non riescono nella sfera sociale tanto a essere coinvolgenti come gli ENTJ, perché gli ENTJ hanno invece proprio la capacità di essere più leader. Questi però possono raggiungere veramente dei risultati molto brillanti proprio in solitaria, no? Perché hanno questa componente di introversione che li rende più introversi, appunto. Quindi, se, ripeto, possono apparire anche questi rigidi, quindi se vogliamo dare come dire, se vogliamo dare come possiamo dire, una valenza di conflittualità paterna, possono sembrare rigidi, insensibili, un po' arroganti, perché vogliono fare tutto a modo loro, diciamo, non accettano che gli altri interferiscano nelle loro questioni, insomma. Comunque, una cosa statistica interessante è che proprio gli INTJ, ancora più degli SNTJ, queste tipologie qua, INTJ, statisticamente sono risultati quelli con il QI più elevato. Quindi il coefficiente di intelligenza più elevato in assoluto statisticamente è quello degli INTJ. Ancora perché sono proprio, diciamo, persone che hanno proprio questa capacità. Gli INTJ hanno più la capacità di leadership, diciamo, ma questi hanno proprio più la capacità di sviluppare un'intelligenza, no? Quindi un'intelligenza secondo logica, secondo razionalità. L'intelligenza è un po'. Comunque, secondo i parametri, che poi qui non è che definisca proprio un'intelligenza, però definisce l'intelligenza cognitiva e computazionale, se vogliamo, no? Il coefficiente di intelligenza. Sì, Einstein non lo so se era un INTJ, potrebbe essere, sì. La componente, diciamo, giudizio li rende ancora più drastici, se vogliamo, nell'alimentare la convinzione che possono fare a meno degli altri. Quindi questi tendono completamente a escludere gli altri,
gli rompi i coglioni, diciamo. Quindi hanno, diciamo, comunque competenze, capacità di sondare a fondo un problema, di trovare la strategia migliore per la risoluzione del problema. Hanno soluzioni geniali, insomma, si pongono degli standard molto alti, tengono l'asticella molto alta e insomma, hanno difficoltà a staccarsi da un progetto per, ad esempio, per seguire la vita familiare, no? Cioè, quando partono con un progetto di qualunque tipo, ripeto, potrebbe essere il pittore, potrebbe essere lo scienziato, potrebbe essere qualunque tipo di progetto, diciamo che non mollano, fin tanto che non arrivano a capo, non mollano e quindi investono tutte le loro energie lì sopra e non ce n'è per nessuno, non si guardano attorno, vanno dritti portando avanti loro, che può essere anche un progetto, diciamo, legato proprio allo sviluppo personale, comunque può essere un progetto anche. Ecco, diciamo che queste due categorie, gli INTJ e gli SJ, sono quelli che hanno più capacità di leadership di tutti e sono quelli più freddi, se vogliamo, perché, come dire, la coperta è quella. La coperta è quella, ma si possono accoppiare con tipologie anche diverse perché. Come sappiamo, negli accoppiamenti, magari persone un po' fredde che sono possono attirare anche persone diverse. Non è detto che si accoppiano con tipologie simili, potrebbero accoppiarsi con tipologie anche diverse. Perché, ma loro hanno un po' più difficoltà a coinvolgersi, ma possono coinvolgere. Possono coinvolgere perché sono persone estremamente intelligenti, con gli INTJ soprattutto hanno capacità di leadership, hanno capacità di conoscenza, per cui possono attirare tante persone, diciamo, hanno un carisma innato, diciamo così. Quindi, essendo carismatici, più gli INTJ, ma gli INTJ sono carismatici in altro modo, possono attirare. Poi è ovvio che attirano, ma poi la convivenza può diventare difficile, no? Perché è ovvio che se una persona romantica, una persona che ha bisogno di affetto, una persona che ha bisogno come dire, condivisione con questi, sì, viene attirata, ma poi alla lunga è difficile reggere, no? Perché loro hanno, sono, come dire, tendono a non dare tanto dal punto di vista affettivo. È la loro struttura, è la loro natura. D'altra parte la coperta è quella che è, no? Se la tiri da una parte, scopri dall'altra. Se uno è tutto dedicato all'affetto, alla famiglia e tutto, difficilmente, se la sua testa è concentrata per dire sulla famiglia, sulla creazione della famiglia, riuscirà a diventare, come dire, un condottiero di successo, oppure un manager di successo, oppure che ne so, un leader religioso, politico di successo, poi scadenti, puoi fare tutto, no? Le energie sono quelle che abbiamo a disposizione, la torta è una. Come dire, se tu l'energia la butti in un campo, necessariamente dovrai togliere dall'altro, cioè non c'è verso, ragazzi, cioè non è che possiamo, come si diceva, su show e su be, come in dialetto ligure si dice, non si può su show e su be, che vuol dire non puoi soffiare e aspirare contemporaneamente, o soffi o aspiri, non ci sono altre possibilità. Ecco, quindi questo è quello di fondo, insomma. Bene, bene.